benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Santiago, il figlio di 10 anni di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha iniziato la sua carriera scolastica all'American School of Milan, un'istituzione educativa, con tariffe che possono raggiungere fino a 22.800 euro l'anno. Mentre la maggior parte dei bambini italiani si sta ancora godendo le ultime giornate delle vacanze estive, Santiago ha già preso il suo zaino e si è diretto a scuola, iniziando il suo anno accademico in anticipo. La celebre showgirl argentina ha catturato il momento significativo, condividendo una fotografia del figlio su vari social. Il post ha rapidamente accumulato migliaia di like, ma non è stato esente da critiche. Nello specifico, la scelta dell'abbigliamento di Santiago ha suscitato un dibattito acceso tra gli utenti dei social. Il ragazzo indossava una maglia di Lionel Messi, attuale giocatore dell'Inter Miami. Questa decisione ha scatenato una serie di commenti, con alcuni utenti che hanno criticato l'outfit come poco elegante e non consono per l'istituto che frequenta. Tuttavia, come è ormai sua abitudine, la Rodriguez non ha risposto direttamente alle critiche, mantenendo il suo stile di non alimentare ulteriori polemiche. L'American School of Milan, scuola scelta da Rodriguez e De Martino per l'istruzione del loro figlio, è nota per essere una delle istituzioni più costose del paese. Secondo le stime, le tasse scolastiche variano dai 10.800 ai 22.800 euro all'anno, a seconda delle esigenze educative individuali, come lezioni private e classi miste. Questo istituto, frequentato da Santiago, offre una panoramica sull'alto livello di vita che la famiglia può permettersi, ma anche sulle aspettative e le pressioni che possono accompagnare tale scelta. Mentre il dibattito continua a infiammare i social, una cosa è certa: il primo giorno di scuola è un evento significativo per qualsiasi famiglia, e la famiglia Rodriguez De Martino non fa eccezione, nonostante le controversie. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!